A scuola si insegna in che la unità d'Italia è stata declarata il 17 di marzo del 1861. Ma sapevo che il di. non è il, il Friul, allora Austria? Eh sì, perché la parte del Friuli è passata Savoia in Savoia dal 1866, cinque anni in Spittar e il Friul orientale doma alla fine della prima guerra mondiale, dal 1900 di e le vantini si chiabinù calma, eh! In tal 1866, l'Italia era alleata dalla Prussia in una guerra contro l'Austria. Ma l'Italia ha perduto quasi tutte le battaglie. E alleati d'Est, invece, sì che avevano combattuto bene. Così, di grazia di loro, l'Austria ha avuto di lasciare tutte il venite e la piparra del Friuli ai Savoia. E i furlangs? Se non vèvi un'occhiata la notizia! Vemo ce caldiseva Quintino Sella, commissario straordinario del Ream Talian di Stanciaudin, e scriveva al Gouverneur Centrale per descrivere il clima di Cádiz. La notizia della pace è stata accolta con freddezza in Udine e Ritorni. Non vi era la più piccola traccia di manifestazione, come se si fosse trattato di una pace fra la Cina e il Giappone. Vediamo il servizio. Di fatto, sono andato fuori città... Era la Glesia che comandava il pensiero del popolo. In che l'Italia e il suo re non avevano in massa le simpatie del Papa. E per questa ragione, le autorità italiane erano nervose per il plebiscito di Cavares di confermare il passaggio all'Italia. E così a fare in modo di convincere la Glesia poi alla nazione. E era stato organizzato tutto un ambaradan per fare in maniera che vincesse il sì. La soluzione del problema era semplice. Invece di metti un'unica urna, ne avrei simito di dos. Una con scritto per forse e che altra con scritto no. Pertanto, Duccio poteva incontrare se si votava. Insomma, tutto altro che un vero referendum con votazione segreta. I risultati sono stati contati. 105.386 voti a pro dall'Italia. E domani 36 contrari. Ma dai 36 voti contrari. Ben 25, eri in 25 anni era arrivato dal comune di Cosean. Oh! C'è dal diavolo l'è risucidato. Ah sì, io vorrei di dire: c'è dal prediletto l'è risucidato. Il giornale di Udin alchiacarava di un scandalo mostruoso, causato di una ignoranza reazionaria sticciata dal plevan di Cosean pre-Luigi Riva. Hey! Colpevole. di de precisat del púlpit a jo parroquians que erin libers di votar se di sí sì, se di no. Il por preriva alla passata i brus moments perché so slanci di libertà. E una dia le sta riconosciuta da un gruppo di violenze. Alla cognù platassi per qualche ora in una locanda per notte a palis, schiampant travestì da carabinieri. e in chiamò partanti na chi sono manchiati, civilati, insolenti e menacci di ogni sorta da che volta Cosean per riguardarsi o di di ribellion apporta il nome di Cosean dal no Sì, mi raccomando, o altri se non stai a fare come è che è di Cosean eh? su che il poleare e avanti iscriviti al canale stemi ben via gente la notizia della pace è stata accolta con freddezza in udi e dintorni. Non vi era la più piccola traccia di manifestazione, come se si fosse trattato di una pace fra la Cina e il Giappone. La notizia della pace è stata accolta con freddezza in udine e dintorni. Non vi era la più piccola traccia di manifestazione, come se si fosse trattato di una pace fra la Cina e il Giappone. <ride> la notizia della pace è stata accolta con freddezza e in udine dintorni non vi era la più piccola traccia di manifestazione Come se si fosse trattato di una pace fra la Cina e il Giappone <ride> ma se no, così eh. <ride> la notizia della pace è stata accolta con fredenza in un'unità di intorni non vi era la più piccola traccia di manifestazione come se si fosse trattato di una pace fra la Cina e il Giappone Grazie, grazie. Attenzione, eh, vediamo. La notizia della pace è stata accolta con freddezza inutile nudi e dintorni. E non vi era la più piccola traccia di manifestazione come se si fosse trattato di una pace fra la Cina e il Giappone. Gol! Attenzione, gol del Giappone! <ride> la notizia della pace è stata accolta con freddezza, <ride> inutile dintorni, non vera la più piccola traccia di manifestazioni come se si fosse. Dal stato di una pace fra la Cina e il Giappone. La notizia della pace è stata accolta con freddezza in di dintorni. Non vi era la più piccola traccia di manifestazione, come se si fosse trattato eh, di una pace fra la Cina e il Giappone. Vediamo il servizio.